Siamo come rami e foglie in un giorno di vento. Poi all'improvviso distanti, quasi spaventati di rimanere, ci lasciamo andare, fiorare, tornando sempre però al nostro, non a secondare troppo il. E ancora, siamo come l'acqua e la sete. Facile sarebbe allungare una mano e bere dissetandosi, troppo facile. E se tutta quella sete fosse solo l'idea del sole in cielo, avremmo la stessa sete in un giorno di pioggia. E allora ancora ci studiamo, ti esponi e ti ritrai come le onde del mare, tu e la paura di infrangerti sugli scogli, io e il timore di vederti trasformare in altro, causa ingratitudine verso un destino generoso, e tutto questo rincorrersi senza mai raggiungersi. No, no, non ti stancare di parlarmi. Mentre parli ho le antenne dell'anima zoomate sulla tua voce, con le paraboliche al posto delle orecchie, a captare, a raffare ogni sfumatura, suono del tuo esprimersi. La voce è importante, i toni sono importanti, le pause, dove emetti un sospiro, dove lasci che una vocale si allunghi estromettendone altre, perché è il tuo dialetto che lo impone. E quello che mi dici, spesso, non voglio sciupare tutto. Mi è dolce quanto una caramella di limone all'oro. Ma ogni volta che hai tempo per me non sciupi niente, anzi aggiungi un regalo. E con questo tuo tempo fra le mani, filo il nastro fra le dita come una carezza nascosta. Sposto la carta con cui hai confezionato questo dono, sperando che le nostre mani a un certo punto si sovrappongono. Sorrido quando dici che il virtuale è un gioco. Il mondo cartoon non assomiglia lontanamente a un gioco. Possiamo decidere il nostro personaggio, ma siamo con l'emozione, la chimica, quella che si crea fra due umani, più umani, la carta carbone degli avatar. Tu ed io, incontrati per caso e scelti fra tanti, sono attratta da te come i sensi sono attratti dal canto delle sirene, ma continuerò a guardarti da lontano, con la sete e con il vento fra le foglie. Ti guarderò innamorarti di tanti e disinnamorarti di tutte, tranne di me, e resto sospesa in disparte, in attesa dell'insostenibile leggerezza della tua assenza, divenire presenza. E se non sarà, resteremo come le foglie, in attesa che il vento soffi di nuovo. Sai che lo Ciao, sai. Insomma, campione. vabbè, non è proprio poesia, però. Davvero? Sì, non è proprio poesia, però è una prosa molto, molto toccante. Vabbè, è la storia di un incontro. Bravissima, veramente molto molto profonda. È la storia dell'incontro, ma si può raccontare in tanti modi un incontro, Ah, certo, anche in modo banale. no? Questo è un No, ottimo è modo. veramente brava. L'altra poesia che leggerò non parla dell'amore virtuale, parla dell'amore vero, quello che a volte la vita flagella dagli eventi della vita, come la malattia. Questa è una poesia di Alda Merini che ha dedicato al marito che era gravemente ammalato e si intitola Ieri sera era amore. Ieri sera era amore, io e te nella vita fuggitivi e fuggiaschi, con un bacio e una bocca come in un quadro astratto, io e te innamorati stupendamente accanto, io ti ho gemmato e l'ho detto, ma questa mia emozione è spenta nelle parole. Bello, vero, molto bello, questo è vero, Bellissimo, molto sì, molto bello. molto bene. L'ultima invece che vi leggo, perché non ve la leggo per ultimo perché è meno importante, anzi, per me è la poesia più intensa e stravolgente tra tutte quelle scelte. Ed è una poesia di Lorenza Lollicigno che si chiama Sensi. Wow, wow, wow. Ve la voglio leggere per l'ultimo perché ve la dovete sorseggiare. E vi lascio con questa e ve la tenete veramente a Come si mente. intitola? Sensi, sensi.
apre l'orizzonte dei sensi su inedite impervie vie ogni volta, segnate da sguardi, compiti e riti di parole e gesti antichi e ogni volta ingenui e puri, ascolti del cuore, impazzito l'eco come di nacchere al ritmo ossessivo del bolero, mentre si flettono e inarcano i corpi allo spargersi di umori sacrali, ti perdi in distese di attese, per inerpicarti poi per cime ardue del desiderio, donde precipitare in abissi di quiete, il volto appena reclinato sul petto, e ancora rivive l'affanno. Wow, questa è stupenda, Lorenza, guarda, veramente è bellissima. Ti fa accapponare la pelle? Fa accapponare la pelle, proprio. Eppure guarda, questa poesia è nata così, veramente, infatti non è neanche pubblicata, pensa tu. Non l'ho pubblicata perché me la sono dimenticata, l'ho riscoperta pochi giorni fa, cercando le poesie sull'amore. Ho detto, questa come si trova qua nelle rimanenze?